Buonasera a tutti, noi siamo Keep Art Forever, io sono Edda Murtic, lei è la mia collega e socia Sonia Spiniello e oggi siamo qui per parlarvi della conservazione preventiva di due materiali in particolare che sono il legno e la terracotta. Quindi vi parleremo delle principali minacce che possono incorrere su questi materiali, alcuni processi di degrado che possono presentarsi e anche delle buone pratiche che si possono mettere in atto per cercare di conservare questi materiali. Quindi giusto un'introduzione di chi siamo, noi siamo formate come esperte diagnoste per i beni culturali e ci definiamo Art Care Expert perché attraverso le nostre competenze nella nostra azienda non solo ci occupiamo di diagnostica ma anche di conservazione preventiva. Esatto, la conservazione preventiva di cui ci occupiamo è a 360 gradi, noi offriamo dei servizi tecnico-scientifici che offrono appunto una gamma di attività relative all'analisi ambientale, quindi proprio l'analisi indoor in cui vengono esposte le opere d'arte e le collezioni, fino alle pulizie consapevoli e sicure, anche un corso per il personale addetto alle pulizie, curatela scientifica e appunto parallelamente anche la diagnostica e l'analisi delle collezioni d'arte. Allora, quindi, come abbiamo detto, i materiali di cui parleremo saranno il legno che troviamo nella coppia di figure reggivaso e la terracotta, e questa si trova nella sala di là, e poi la coppia di angeli che invece sono esposti lì. Io inizio a parlarvi del legno. Allora, innanzitutto giusto una breve premessa sulla composizione del legno, per meglio poi comprendere tutto quello che racconteremo dopo. Il legno è formato in prevalenza da cellulosa, che è una catena di queste molecole di zucchero che sono legate tra loro da un legame molto forte ed è per questo che conferisce poi resistenza meccanica. La lignina invece conferisce durezza, termoplasticità, l'emicellulosa ha una struttura simile alla cellulosa, però con catene più corte e conferisce adesività. Poi le cause di degrado. Allora, le cause di degrado, quando parliamo di legno, in realtà il legno è un materiale difficile da degradare se viene da un albero sano e se vengono rispettate delle condizioni igieniche per ideali del legno. Quindi quali sono i fattori a cui prestare attenzione perché si conservi il legno? Cioè, il legno può anche durare secoli, millenni, perché se ben conservato si mantengono le caratteristiche. Quindi dove prestare attenzione è l'umidità e la temperatura, esposizione alla luce, attacchi biologici e inquinamento. Quindi per quanto riguarda umidità e temperatura, la temperatura di per sé non è un problema per il legno perché resiste a un range di temperature molto ampio. Il problema della temperatura è che governa meccanismi di scambio con l'umidità dell'ambiente, quindi quando aumenta la temperatura l'umidità diminuisce, quindi abbiamo un ambiente più secco e viceversa. E il problema è l'umidità, perché il legno è un materiale igroscopico, quindi assorbe umidità e nell'assorbire umidità si gonfia e viceversa si restringe quando invece cede di nuovo l'umidità per andare in equilibrio con l'ambiente. E questo a lungo termine va a causare problemi di gonfiamento e di ritiro che portano poi a spaccature, deformazioni, fenditure. E poi il problema è quando abbiamo un manufatto che è formato da più materiali, quindi non solo da legno ma anche da altri materiali. Quindi ad esempio se abbiamo un legno che ha un film pittorico il film pittorico si comporta in maniera opposta rispetto al legno, quindi quando abbiamo un ambiente secco il legno si ritira, invece il film pittorico si dilata, e viceversa quando invece abbiamo situazioni umide. Quindi questo cosa porta? Porta a distaccamenti del film pittorico. E poi il problema delle fluttuazioni, perché idealmente le condizioni del legno ideali sono umidità al 50% e temperatura di circa 20-22 gradi. Però insomma, abbiamo anche detto prima che la temperatura non è importante, l'importante è rispettare i parametri di umidità.
E il problema sono le fluttuazioni, perché brusche fluttuazioni, anche del giro di giorni o di ore, vanno a portare poi dei deterioramenti che rimangono, che sono importanti. E questo è un problema che si può presentare quando l'opera viene trasportata da un posto all'altro. Quindi ad esempio quando viene effettuato un restauro, bisognerebbe accertarsi che le condizioni del luogo in cui avviene il restauro siano quanto più possibile vicine alle condizioni dove l'opera poi è destinata a essere esibita, e così poi anche per tutti gli altri trasporti. Poi invece per quanto riguarda l'esposizione alla luce, questa va a creare dei problemi cromatici, e abbiamo dei comportamenti diversi in base al tipo di legno. Quindi nei legni chiari abbiamo all'inizio un ingiallimento che poi va a scurirsi verso un giallo bruno, invece nei legni scuri come il noce, che è quello insomma, che stiamo presentando, si ha una decolorazione, quindi uno sbiadimento, e poi in entrambi i casi virano verso un grigio. Ovviamente all'esterno possiamo ben immaginare che è tutto più è molto più esposto, e quindi il tipo di degrado va proprio è molto accentuato, fino ad avere un aspetto graffiato a solchi, un po' quel legno che vediamo fuori, cioè molto esposto alla luce va a creare proprio dei gravi danni. E poi c'è da considerare anche l'effetto cumulativo della luce, perché un manufatto esposto a bassi livelli di luce, ma prolungati nel tempo, è paragonabile, comparabile a un'esposizione a intensa, ad alti livelli di luce, però per un periodo corto, quindi è proprio un effetto cumulativo quello della luce. Inquinante particolato, l'inquinante numero uno del legno è l'ozono. L'ozono viene prodotto indoor da tutte quelle tecnologie laser come le stampanti, i fax, eccetera, e poi penetra dall'esterno, viene prodotto durante tutti i processi di combustione, quindi di inquinamento, traffico, industria, eccetera, perché abbiamo che durante la combustione si vengono a creare degli ossidi di azoto. Poi i raggi, un requisito importante è la presenza di luce per la formazione di ozono, vanno a dissociare questa molecola, quindi abbiamo una parte l'ozono e una parte l'ossigeno. L'ossigeno andrà a combinarsi poi con l'ossigeno atmosferico, quindi O2, e va a formare O3. Proprio. In realtà ci sono anche altri meccanismi per cui si forma l'ozono, che sono tutti legati sempre al... non tutti, comunque in gran parte legati alla produzione di inquinanti, quindi l'inquinamento che abbiamo. E questi poi entrano all'interno delle abitazioni e quindi e vanno poi a creare ossidazione al legno. Per quanto riguarda il particolato si intende tutto il materiale in sospensione nell'aria, e è complesso perché è formato da più componenti, quindi ci sono le particelle ultrafini, che in genere derivano dai gas inquinanti. Poi abbiamo particelle più grosse, che invece derivano da effetti abrasivi di materiali da costruzione, asfalto, rocce, e poi fino a il particolato che viene invece dalle componenti biologiche, quindi ad esempio sono scritte anche qua anche spore di miceti, polline e via dicendo. Questo perché è un problema, perché il particolato ha la capacità di assorbire gas e vapori tossici, e quindi va a aumentare la concentrazione di inquinanti all'interno dell'abitazione. Poi attira e trattiene vapore acqueo, perché ha capacità igroscopiche, e quindi va a creare tutti quei problemi di cui abbiamo parlato prima, legati alla presenza di acqua. E inoltre può contenere spore di miceti, batteri, uova di insetti, che poi con la presenza di acqua insomma vanno a proliferare. E infine la polvere, quindi il particolato, è responsabile dello sporcamento delle superfici, che col tempo creano alterazioni e corrosioni delle superfici. Poi attacchi biologici. Allora, gli insetti xilofagi, quindi quelli che si nutrono del legno, che attaccano quindi il legno, sono nella maggior parte coleotteri sono i tarli,
E in genere nei coleotteri ha quattro fasi, quindi da uova, uova larva, crisalide e poi c'è l'insetto adulto e è la larva quella che è xilofaga. Lepidotteri uguale è la larva, però ce ne sono meno di specie che attaccano il legno. I menotteri che in genere attaccano il legno in piedi, quindi nel nostro caso non è un problema. Ad esempio la formica del legno è xilofaga nella fase adulta, è la formica operaia. E infine gli isotteri, quindi le termiti, che probabilmente sono i peggiori, perché le termiti sono degli insetti sociali, quindi ce ne sono anche molti, diciamo, e vanno a creare dei danni che non sono visibili all'esterno, cioè ce ne si accorge sempre troppo tardi, quindi in genere fanno davvero dei disastri molto, molto importanti. Le termiti prediligono ambienti caldi, però con le condizioni di riscaldamento delle abitazioni hanno creato insomma un buon habitat anche in Europa, e in Italia ci sono due specie. Poi ho messo qui il Ictus bruneus, che è il coleottero più diffuso, non più diffuso, ma che attacca anche il noce. È molto era già conosciuto in Europa e poi si è diffuso ancora di più quando hanno iniziato a importare i legni esotici. Quindi attacca sopra... Non attacca, quando la superficie è protetta in genere non attacca il legno, quindi insomma la protezione del materiale è importante. Per quanto riguarda i funghi hanno bisogno di condizioni molto umide e calde. Il tipo di danno che creano i funghi viene chiamata caria, può essere bianca oppure bruna, oppure c'è un'altra che riguarda però il legno bagnato. E dipende, quindi quando è bianca è perché viene digerita solamente la cellulosa, invece bruna anche la lignina. No, scusate, è il contrario, mi sono confusa, è il contrario. E qui come esempio ho messo il Merulius lacrimans, che è il fungo delle case, e in genere crea danni dove gli ambienti rimangono chiusi per molto tempo, quindi ad esempio nelle seconde case dove c'è poca ventilazione, dove viene a mancare ventilazione anche nei servizi igienici e così via, perché sono le condizioni ottime per loro per diffondersi. E poi batteri che creano ossidazione della cellulosa e della lignina, che vanno a creare alterazioni cromatiche fino alla vera e propria distruzione del legno. Allora, qualche buona pratica. Quindi condizioni di aerazione, bassi valori di umidità relativa è molto anche connesso alla slide prima, quindi se non vogliamo avere queste specie di insetti, funghi, queste sono ottime condizioni per preservare al meglio il legno. E poi appunto perché il legno, abbiamo detto che ha questa sensibilità nei confronti dell'acqua, evitare collocamenti in prossimità di tubature, radiatori, dove c'è acqua e vapore e così via. Poi evitare luce diretta del sole e quindi in genere la cosa migliore sarebbe proprio non esporli dove ci sono fonti di luce. Utilizzare filtri da dove l'illuminazione tipo fluorescente e la pulizia regolare non solamente dell'opera ma anche dell'ambiente circostante, quindi per rimuovere tutti i depositi di particolato e via dicendo. E poi qui, insomma, quello che abbiamo detto anche prima, controllare i lavori di restauro, in che condizioni vengono fatte, appunto perché poi se l'opera torna si ripresentano i problemi, perché ha questa capacità è igroscopica, quindi assorbe l'umidità. E adesso lascio la parola a Sonia. Sì. Allora, la terracotta è uno di quei materiali usati sin dalle antiche civiltà per svariati motivi. Dal periodo rinascimentale ha acquisito maggiore interesse per quanto riguarda i modelli e i bozzetti, come abbiamo appunto l'esempio qua del bozzetto dei due angeli di Carlo Francesco Mellone, che è del Settecento. In quest'epoca si usava
non ricoprire i bozzetti con delle pellicole pittoriche, appunto perché la cosa importante era far vedere il genio che stava dietro alla scultura, quindi proprio l'aspetto modellistico. Acquisito tra l'altro negli ultimi anni un particolare interesse per quanto riguarda lo studio proprio manuale delle opere e per quanto riguarda la conservazione e il restauro. Secondo la norma UNI 10739, la terracotta è un materiale poroso e colorato ottenuto dalla cottura di argille contenente minerali di ferro. In realtà è proprio una sintesi, perché le argille contengono minerali di ferro e minerali argillosi. I minerali di ferro sono quelli che ne conferiscono una gamma cromatica che può essere non solo quella bruna o rossastra, ma anche un po' gialla, verde, rosa pallido, conferisce svariate sfumature di colore. È un prodotto che deriva dalla cottura tra i 600 e i 1000 gradi di temperatura, quindi non è una cottura altissima, può essere anzi non una cottura altissima, e la componente mineralogica principale sono i fillosilicati. Brevemente, senza entrare nel tecnicismo, i fillosilicati hanno un corpo cristallino che si stabilisce a fogli, quindi è come se avessimo una mille foglie praticamente, con all'interno dei vuoti d'aria, e questo rende la terracotta molto fragile e molto propensa a spaccature, crack, sfoliazioni e deterioramenti di ogni tipo. Anche se, pensando a un materiale archeologico di terracotta, non ci viene in mente che sia un materiale così difficile da mantenere, però se abbiamo a che fare con dei modelli in cui appunto è necessario leggere l'opera nei suoi particolari, diventa un po' difficile poi appunto se l'opera viene deteriorata. Le cause di degrado invece per questo materiale sono prevalentemente di natura fisica, chimica e biologica. Per quanto riguarda le cause di natura fisica, come precedentemente detto da Edda, abbiamo sempre in gioco cambiamenti di temperatura e umidità relativa. In questo caso la temperatura gioca un ruolo molto importante, perché alti livelli di temperatura danno modo di innescare degli ulteriori danneggiamenti. L'umidità relativa, che può provocare anche delle macchie, la luce, chimiche prevalentemente con la presenza di acqua, inquinanti e sali solubili, la presenza di inquinanti e sali solubili, fenomeni come la riargillificazione e la lescivazione, che praticamente sono fenomeni in cui l'argilla prende l'acqua in eccesso e si deteriora proprio verso all'interno, e la lescivazione invece avviene nei casi in cui ci sono presenti dei sali acidi o comunque delle componenti acide che deteriorano proprio il materiale. Per quanto riguarda invece le cause biologiche, sono rare per l'ambiente indoor. Ovviamente se questi due angeli li mettiamo all'esterno, saranno poi portati a ricevere tutta una serie di cause biologiche che, vabbè, spero non sia adesso questo il caso. Si possono presentare in un ambiente indoor con un tenore di umidità relativa molto alta e quindi con una presenza di acqua sulla superficie delle statue, che poi potrà essere terreno fertile per la crescita batterica, funginea, eccetera. Poi vabbè, abbiamo le cause antropiche, che vabbè, sono un po' per tutti i materiali, quindi un'incauta manipolazione, una scorretta manutenzione dei restauri sbagliati, una scorretta conservazione, oppure vabbè, atti vandalici. Le alterazioni si presentano con delle incrostazioni e depositi superficiali, soprattutto per quanto riguarda la polvere, l'alterazione cromatica, fratturazione, cricche da cottura, deformazioni da essiccamento,
scagliatura, polverizzazione e sfoliazione che si presentano spesso insieme, sempre ritornando alla forma proprio cristallina della terra, dei minerali presenti nella terracotta, e la comparsa di efflorescenze e subefflorescenze. La comparsa di efflorescenze e subefflorescenze avviene quando abbiamo una presenza di fluttuazioni di umidità relativa e la presenza di sali inquinanti. Nel caso delle efflorescenze sono dei sali che si presentano con una lenta evaporazione dell'umidità relativa prima assorbita dal materiale, che sono proprio esterni, ma quelli più pericolosi sono i sali, sono le manifestazioni di subefflorescenza, perché si trovano al di sotto della superficie, sono causate da una repentina evaporazione del vapore acqueo e praticamente essendo i sali igroscopici come il legno, diciamo, quindi che assorbono acqua, continuano a assorbire acqua, continuano a crescere e creano poi proprio delle spaccature interne che poi sono visibili purtroppo quando ormai il danno è irreversibile. Scusate, sbaglio sempre. Ok, quindi per quanto riguarda appunto fenomeni fisici, umidità e temperatura, abbiamo dei range che possibilmente sarebbero da rispettare. Quindi per quanto riguarda l'umidità relativa invernale, non scendere al di sotto del 25%, quella estiva al di sopra del 50%. E invece per quanto riguarda terre cotte che hanno subito un processo di cottura a basse temperature, non andare ulteriormente sopra, anzi meglio inferiore al 45%, con delle fluttuazioni che non devono variare del 10%. La temperatura dovrebbe essere stabile tra i 21 e i 23 gradi e mezzo. Per quanto riguarda l'esposizione alla luce, sono dei valori da determinare caso per caso, perché la luce sulla terracotta non ha un effetto prevalentemente degradativo, ma, come sempre precedentemente detto, accelera processi chimici. In questo caso noi abbiamo delle sculture non dipinte. La luce è preoccupante, un fattore preoccupante quando abbiamo delle terracotte dipinte, perché poi si vanno a creare degli effetti di scolorimento e dei distaccamenti della pellicola pittorica. Per esempio, se abbiamo delle terracotte esposte in vetrine, si consiglia di metterle con delle fonti luminose fredde e con la previsione di ventilazione, perché la vetrina è un po' stagna e si andrebbe a creare quello che potrebbe essere un micro effetto serra, invece dovrebbe essere comunque un ambiente ventilato. Vabbè. Ma arriviamo al nemico numero uno di queste opere d'arte, che è l'acqua. L'acqua, perché noi abbiamo a che fare con un materiale poroso e quindi l'acqua penetra all'interno dei pori, provocando innumerevoli danni ed essendo trasportatrice di sali e inquinanti. Quindi essendo assorbita, può provocare delle reazioni chimiche, può causare dei danni fisici per cicli di assorbimento ed evaporazione d'acqua e quindi ingrossamento dei sali, che poi creano appunto delle microfratture interne, e essere terreno per il substrato biologico. La possiamo trovare, può penetrare sia in forma liquida, quindi per capillarità, diffusione, e poi osmosi, perché se poi l'opera all'interno dei sali, l'acqua tenderà a muoversi in base all'igroscopicità dei sali, alla presenza dei sali, e in forma di vapore, cioè vapore acqueo che si diffonde in atmosfera ed entra all'interno del materiale. Anche qui abbiamo come causa di degrado gli inquinanti, che sono prevalentemente i solfati, che possono portare a fenomeni di solfatazione, quindi la creazione di solfato di calcio e acido solforico. Detto in parole semplici, si può creare del gesso.
e quindi si cambia proprio la composizione chimica del materiale. Esposizione a nitrati e nitriti e ozono da soli non danno un danno così consistente, ma messi insieme hanno un'azione altamente ossidante. Quindi i sali solubili, che di solito sono carbonati, solfati, cloruri, carbonati di magnesio, di zolfo e via discorrendo, provocano appunto efflorescenze, subefflorescenze, si manifestano in soluzione, proprio in precipitato, sui pori aperti, quindi quelli proprio superficiali, e creano degli effetti fisico-meccanici. Quindi perdita di coesione, sugaring, che sarebbe come se si sfarinasse, crack interni e sfoliazioni. Per quanto riguarda le buone pratiche, in questo caso, il primo consiglio è quello di mantenere la temperatura e l'umidità relativa nei range stabiliti e non dar luogo a fluttuazioni repentine o fluttuazioni in generale, quindi tenere l'ambiente sempre più costante possibile, come è per il legno. Questa è un po' una regola che vale proprio per tutti i materiali artistici. Evitare il posizionamento di queste statue, cioè chi comprerà queste statue dovrà evitare di metterle sotto vicino a fonti di calore, a fonti di illuminazione artificiale calda, e soprattutto non collocarle vicino a porte, finestre, sfiati, condotti d'aria, per evitare l'accumulo di polvere, perché la polvere appunto è veicolo di materiale biologico e abrasiva, e quindi anzi andrebbe costantemente tolta da ogni oggetto. E appunto qua ho messo un esempio: se vanno a finire in un ambiente vicino al mare, no? Quindi con la presenza di sali marini, sarebbe un bel problema, nel senso che appunto essendo il sale che si deposita sulla superficie del materiale, poi richiama acqua, poi si ingrossa, poi riprecipita, e tutto quello che abbiamo detto prima, bisognerebbe trovare delle soluzioni per diluire la concentrazione di questi sali nell'ambiente con dei depuratori, una corretta ventilazione. Bisognerebbe studiare il posizionamento all'interno dell'ambiente e capire anche quando aprire o meno le aperture, quindi le finestre, le porte, eccetera. Poi maneggiare con i guanti puliti, perché non è una cosa molto scontata, e pulire con pennelli a pelo morbido. Quindi questa è anche una cosa che noi su cui noi ci concentriamo e che studiamo, che è per ogni materiale ha bisogno di un suo strumento di pulizia. Quindi in questo caso, per fare la spolveratura, non si usa il banale Swiffer, ma è meglio un pennello a pelo morbido, non a contatto con la parte dura. E soprattutto direi di non metterle all'esterno. Non l'ho scritto, ma penso che questo è il primo suggerimento in assoluto. Vi ringraziamo, qua trovate tutti i nostri contatti, abbiamo il sito internet, siamo su tutti i social, trovate i contatti anche nella brochurina, poi se avete qualche curiosità noi siamo qua a disposizione. Bravissime, grazie. Grazie a voi. Grazie.